Potente, parla ragazzi, qua Max Logi. Oh my god, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi un video abbastanza importante. Perché infatti oggi sono qui a presentarvi il primo episodio del Road to Glory su FIFA 15, o meglio dell'Access Road to Glory. Infatti sono abbastanza casato, era da un po', una settimanella, era da quando ero uscito il gioco che avevo intenzione e volevo portarvi questa serie. E finalmente oggi è venuto il momento di proporvela. Adesso ci saranno i doppio sensisti che si staranno già mettendo a ridere. Comunque, allora, sono appena entrato su questo account, appunto, utilizzando il FIFA 15, e ho notato che non mi ha chiesto di fare la partita iniziale. Perché? Perché su questo account avevo aperto i pacchetti iniziali, non avevo trovato niente, avevo venduto qualcosa e, come vedete, ho 1600 crediti. La squadra è questa qua. Cercherò adesso magari di comprarmi un 2-3 giocatori con questi crediti e poi potremo andare a disputare queste due mie prime partite. Per iniziare volevo dire un paio di cose. La prima è di passare dal secondo canale, che lì, non so se lo sapete o meno, ogni giorno vi sto caricando un video, un video abbastanza corto nella quale faccio un mini pack opening, diciamo, appunto apro dagli 1 ai 3 pacchetti. E secondariamente volevo chiedere, o meglio vi volevo ringraziare di aver lasciato un bel mi piace nell'ultimo video, perché abbiamo superato addirittura 5000 ed è un traguardo veramente stratosferico. Sono veramente più gasato. Come ho già detto, cioè è molto importante per me vedere un mi piace, soprattutto in questo periodo in cui ho poco tempo, diciamo, per far video. Però mi piace sono, quindi io i video devo portarli. Quindi, detto questo, aspettate un attimo che mi sistemo la squadra. Ci si sente tra pochissimo. Come primo giocatore di questa serie, ah no, anzi ragazzi, tengo un attimo a dirvi che io faccio questo Road to Glory proprio come se fosse una scalata vera. Cioè non parto magari aprendo già dei pacchetti così per poi avere già dei crediti, perché secondo me una scalata oppure Road to Glory, chiamatelo come volete, è bello farlo, diciamo, partendo da zero. Vabbè, io parto da 1600 crediti, però non è tanto, perché ho visto che magari altri youtuber partono già magari con una squadra che è intesa 100. E secondo me non è poi così bello vedere una scalata nella quale si parte già da una squadra, se possiamo così dirla, già fatta. E poi secondariamente molti di voi mi stanno chiedendo del sito di crediti. Ragazzi, adesso non so ancora se si possono comprare crediti o cose varie. Vi farò adesso, in questi giorni magari mi informo e poi vi faccio sapere in un prossimo video. Comunque, come primo acquisto di oggi, ho deciso di puntare su questo giocatore, su Shane Long, attaccante del Southampton. Affermativo ragazzi. Allora, primo giocatore di questa serie che appunto sono andato a comprare è questo qua, Shane Long, attaccante del Southampton, che allora costa relativamente poco, infatti costa 900 crediti e presenta 84 di velocità, 74 di tiro e 80 di fisico, quindi giocatore veramente buono. E direi di affiancargli Jay Rodriguez, quindi non so se l'ho già detto, il modulo che utilizzerò è un 4-3-3, che avrà come ATT Shane Long del Southampton e come alla sinistra il suo compagno di squadra, Jay Rodriguez. E ragazzi, quindi questa qua, come ho appena detto, è la squadra 4-3-3-4 con centrocampista offensivo centrale Pereira, ATT Shane Long e alla sinistra Jay Rodriguez. Detto questo, io andrei a disputare la prima partita di questo mio primo episodio di questa serie, che spero ci accompagni per veramente molto tempo, perché non so se voi lo sapete, ma io non sono mai riuscito a terminare un Road to Glory. Speriamo appunto di riuscire a farcela con questo FIFA 15. Adesso aspettiamo il nostro sfidante. Che belle magliette che ho, mamma mia, agghiaccianti, sono illegali. Dai, ti faccio giocare con questa. Andiamo a fare gioca partita e andiamo a vedere la squadra del nostro primo avversario di questa nuova serie. Valutazione 67, intesa 59. Credo che anche per lui sia appunto la prima partita. Comunque utilizza un 4-4-2 con giocatori, ahimè, a me sconosciuti. Anzi no, perché l'attaccante francese è veramente forte. Ai 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 ai. Speriamo di vincere lo stesso, dai. Vediamo, ci prende già in giro e c'è il gol. Pensavo di aver sbagliato. Quindi al 12esimo minuto ci portiamo in vantaggio. Buono, dai. E tunze tunze, dai e dai. No, no, cos'erano? Dai, scarsissimo il mio portiere. 1-1 già al 19esimo. Non è vero. Grandissima palla recuperata da Long. Long, che vede Pereira. Pereira, avanza, Pereira, e c'è il gol del 2-1. Non sono scattato in piedi perché non so se lo sapete, ho ancora il problema alla gamba. Però va bene, ci portiamo in vantaggio, 2-1. Arbitrino Rodriguez, bella, bella, bravi. Pereira, 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 Pereira. Va sulla fascia, la mette dove c'è We Are The Champions. Non succede niente, però Long, Long col pallone. Long ne scatta 1, Long avanza, ne scatta 2, deve solo incrociare, 3-1 al 56esimo, dai che la stiamo facendo nostra, va bene. Dai, bravo, 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 non sa più cosa fare. Long, oh, 4 a
1. Signori, infermabile Shenlong. Bravissimo, madonna, è fortissimo. Rodriguez scatta anche il portiere. 5-1. Inarrestabili. Ancora Pereira per Long. Long. Lo scarta. Pac. 6-1. Pac. Ma perché, Pac? Perché? Signori, forse ha quittato. E il nostro avversario ha quittato. Quindi prima partita dell'avversario quitta. Iniziamo bene. Ecco qua, per la prima partita ci prendiamo 446 crediti, quindi niente male, ho fatto 2 peli tiri e abbiamo vinto 6-1, quindi devo dire che siamo partiti alla grande. E andiamo a vedere chi sarà il nostro sfidante, o meglio, quale sarà la squadra che andremo ad incontrare in questa seconda partita. Anche questo qua, oddio, si chiama Roma AC, quindi credo italiano doc. 4-4-2 alla difesa, che è un po' strana, nel tipo utilizza un centrocampista centrale come difensore centrale. Quindi speriamo che non sia una partita difficile, ecco. Doro, ci prova Long in velocità. Che non si capisce più niente. E c'è il gol! 1-0 al 14esimo. Grandissima azione di Long, che poi scarica e Pereira finalizza. Mi sembra, Poi magari ho cannato i giocatori. No, buco di... 1-1 al 28esimo. Madonna, il portiere è scarsissimo, ragazzi. Consigliatevi un portiere che costi poco nei commenti, perché questo qua è veramente scarso. Mamma! Un altro calcio di rigore, ragazzi! E c'è il gol anche qua! Signori, il rigorista si dice, il rigorista perfetto! Madonna, bravissimo! Bravo! Boom! 3-1, ancora Long, infrenabile con 2B. Long, mamma mia, diventa pure assist man. Vede il plaid, oddio, non fa niente. Viene steso, l'avete capita? Datemi un panino che James ancora, ridaglie. Che Pereira si sta per mangiare la difesa, date un panino a Rodriguez, fateglielo un panino! Che se l'ha mangiati tutti! 4-1 al 62esimo! Mamma mia, palla per Rodriguez, oh, madonna! L'ha pure scartato! 5-1 è anche troppo facile! Un momento, la sono buffata. E quitta anche il nostro secondo avversario, cioè non siamo riusciti ancora a fare una partita completa. Però Trank, perché noi la vittoria e i crediti ce li prendiamo lo stesso. Quindi ragazzi, detto questo, spero che innanzitutto il video vi sia piaciuto. Spero che appunto l'idea di iniziare adesso e di cercare di completare entro la fine di FIFA 15 una scalata, un Road to Glory vi piaccia. E quindi spero che anche vi piaccia che appunto io inizi a caricare episodi un po' più frequentissimi. Un po' più frequentemente, se possiamo così dire. E poi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, vediamo se raggiungiamo e superiamo i 3500. Quindi detto questo, io vi saluto. Fatemi anche sapere se preferite vedere 2 o 3 partite appunto in un episodio o meno. E quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palla nel prossimo video. Ciao a tutti.